sentire io quello che va per la maggiore. Poi vediamo se troviamo qualche cosa. Ok, tanto appunto se gli fai questo regalo avrai magari già un'idea dei profumi che le hai sentito addosso, quindi magari riesci a intuire se è una cosa che un profumo che potrebbe piacergli oppure no. Ok, allora io comincerei a farti sentire questo qui di Hugo Boss. Si chiama Infinite. Lo conosci? Cosa dice la descrizione di questo profumo, giusto per farti avere già un'idea, poi te lo faccio sentire naturalmente. Dice: un profumo sensuale che combina la freschezza del mandarino alle note del legno di ulivo alla base e ha come note, non so se conosci la varia differenza delle note nei profumi. No. Allora ci sono note di testa che sono quelle che vengono percepite subito, ma che allo stesso tempo svaniscono un po' più rapidamente, durano intorno a una quindicina di minuti, sono quelle che ti danno quell'idea iniziale del profumo. Poi ci sono le note di cuore, che sono quelle che giungono dopo, sono un pochino più persistenti, e ci sono alla fine le note di base, che sono proprio quelle che durano più a lungo e che ti lasciano la sensazione del profumo sul lungo periodo. Ok, allora, questo profumo qui ha come note di testa la mela, il mandarino e la cannella. Poi ha come note di cuore il patchouli, il rosmarino e la lavanda. E invece come note di base il legno di olivo e il sandalo. Allora, innanzitutto ti do un paio di tester, così che non devi sentirli sulla tua pelle, che alla fine se no perdi completamente il senso dell'olfatto. Noi usiamo solo tester riciclati per cercare di consumare un po' meno ed essere un po' più ecologici, insomma. Questa è carta riciclata, quindi completamente inodore per ora. Ma non andiamo a impattare troppo sull'ambiente. Allora, questi te li lascio, ne prendo uno, così possiamo fartelo sentire. Cosa pensi potrebbe piacergli? Poi anche questo è nuovo ed è di Valentino. L'hai già sentito questo qui? Ok, allora lo apriamo. Guarda, i campioncini proprio nuovi sono arrivati solo qualche giorno fa. Questa è un eau de toilette ed è una fragranza legnosa. E nel caso poi la confezione è così, molto particolare, come vedi. Prendiamo il tester. Sì, questo è molto molto intenso, però se piace è molto gradevole.
dipende naturalmente dai gusti del tuo amico. Ok, ti convince un po' meno, quindi qualcosa di un pochino più soft, forse. Questo è molto buono e vende sempre tantissimo. Quindi anche questo teniamolo nei quasi certi. Vediamo. Beh, posso farti sentire questo qui. Non abbiamo il tester singolo, abbiamo già la boccetta CKB. Piace molto, è molto, molto fresco. Se al tuo amico piacciono le cose un pochino più leggere, questo potrebbe essere effettivamente l'ideale. Ti sembra? Sì, beh, molto molto più leggero rispetto a quello di Valentino. Ti piace? Tra questi tre che hai messo, diciamo, più in forse, quale ti piace di più? Quale credi che potrebbe andare meglio? Quest'ultimo. Sì, è molto piacevole, appunto. Poi è molto fresco, quindi anche magari per la bella stagione. Ci sta sicuramente molto. Ok. Poi posso farti sentire anche questo qui. Roberto Cavalli Uomo. Questo è uno un pochino più particolare. Piace o non piace di norma. Chi lo sa? Se per caso ha già usato profumi di Roberto Cavalli in passato, non ne sei sicuro? Ok, te lo faccio sentire. Nessun problema. In fin dei conti i profumi sono molto personali, molto soggettivi. Ci sta che non tutti possano piacere. Non farti assolutamente problemi. Te ne faccio sentire ancora uno di Bulgari. Questo qui. Extreme. Questo ha già qualche anno in più, in realtà. Però continua ad andare abbastanza. Come quello di Roberto Cavalli. Piace o non piace? Non ci sono molte vie di mezzo, non è uno di quei profumi che sì, ma vediamo un po' se pensi che possa piacergli.
forse anche questo. Sì, è un pochino meno forte rispetto a Valentino e anche un pochino più tenue rispetto a quello di Roberto Cavalli. Ok, allora, cosa ne pensi? Vuoi risentirne qualcuno per avere più certezza? Quello di Calvin Klein è il primo. Il primo era quello di Hugo Boss, se non sbaglio. Allora, aspetta che ne prendiamo. Allora, questo è Calvin Klein. Ok, tieni pure, così fai un confronto. E ti faccio risentire quello di Hugo Boss Infinite. Questo campioncino non ha lo spruzzino, ogni tanto ci mandano ancora questi vecchio stile, sono un po' meno comodi, però sicuramente a livello di fabbricazione sono più facili, con meno spreco. Ecco qui, fai pure il confronto. Sì, più su quello di Calvin Klein. Ok. Certo, assolutamente, guarda, ti faccio sentire anche di nuovo questo qui di Bulgari. Poi considera che nel caso in cui dovesse sapere già magari che è un profumo che non gli piace, perché magari l'ha già sentito in passato e non è il suo genere, insomma, lo cambiamo senza problemi, basta che non lo usi e va bene uguale. Magari ti lascio un campioncino, dovessi decidere per questo, così che... Ok, tieni pure. Rimani su Calvin Klein. Bene. Guarda, secondo me è un'ottima scelta, anche perché appunto andando verso la bella stagione, un profumo fresco ci sta molto, riesce a usarlo sul lungo periodo. Ok. Allora, di questo qui di Calvin Klein ci sono tre formati, da 50 ml, da 100 e da 200. Quale pensavi di prenderli? Sì, guarda, in genere per i regali, specie così in amicizia, si tende a prendere quello da 50, che è come questo qui. È come questo qui, quindi comunque fai una bella figura, non è che... pazzi per... ah, mi ha preso il profumino mignon. Oltre al fatto che è anche un po' assurdo magari prendergli quello da 200, che poi magari non siamo sicuri che gli piaccia, se non l'ha mai usato. Ok, allora questo qui da 50, se non sbaglio, dovrebbe costare 40,90. Allora fammi solo controllare sul terminale. Sì, quello da 50 costa 40,90. Ok, vai per quello. Perfetto. Ok, allora aspetta che te lo prendo. Ecco qui. CKP da 50 ml. Sì, ha anche una confezione molto carina, che riprende la bottiglietta del profumo all'interno, e beh, ci sono gli ingredienti, insomma, le cose basiche. Perfetto. Guarda, per pagare, puoi pagare alla cassa verso l'uscita. Qui in questa postazione facciamo soltanto sentire, per il pagamento ci pensa la mia collega più avanti. Ok, allora tieni pure il profumo. Poi guarda, come ti dicevo, se il tuo amico dovesse già sapere che magari è un profumo che non gli piace, o preferisce magari sentire qualcos'altro, senza problemi, 14 giorni dalla data di acquisto lo sostituiamo senza problemi. Ok, perfetto. Allora io ti ringrazio per l'acquisto e ti auguro una buona giornata. Grazie. Ciao, buon proseguimento.